Questa mostra si basa sul fatto che si faranno una serie di incontri, quello di oggi è il primo, lascio poi a Ludovica Lumer, la nostra moderatrice, l'introduzione di Andrea Pinotti, il fatto che ci siano una serie di conferenze di persone che a vario titolo hanno analizzato la mano, la gestualità, la corporeità, e Marta riprenderà il conferenziere aggiungendo giorno per giorno le immagini delle riprese del giorno precedente. Quindi evidentemente un work in progress. Scusate, è estremamente cacofonico perché sono vicina qua. Continua anche la nostra idea di utilizzare la vetrina per creare questa relazione tra interno ed esterno, quindi tra museo e strada, per cui io auspico anche che magari qualcuno casualmente vedendo quello che succede sia attratto e venga e faccia parte in qualche modo del progetto. E in fondo allo spazio, vedete, ci sono anche una raccolta di libri, una fotocopiatrice, delle persone che mettono a disposizione questa che è una piccola biblioteca che Marta ha, la sua biblioteca personale sul gesto, sul corpo, e che quindi è possibile farsi riprendere delle immagini e quindi farsi, diciamo, anche un proprio estratto da questa esperienza. Buon lavoro, benvenuti tutti, la parola a Ludovica Lumer e Andrea Pinotti. Ah, scusate, volevo ringraziare tutti, lo staff in particolare del Museo del Novecento e i volontari civili che sono stati preziosissimi in questa esperienza. Grazie. Grazie Marina, grazie Marta. Volevamo farci uno scherzo e cominciare stando zitti e gesticolando, ma poi abbiamo pensato che forse ti sarebbe venuto un infarto. Allora, io sono qui con Andrea Pinotti e questo è il primo di cinque incontri che vedono degli esperti di varie discipline, di vari campi del sapere e di persone che in qualche modo hanno qualche cosa a che fare con i temi che hanno ispirato questa mostra, che appunto sono il corpo, la gestualità. Andrea Pinotti è la prima persona che abbiamo invitato qui a parlare, è un filosofo, si occupa di estetica, professore di estetica all'Università degli Studi di Milano e si occupa in particolare della relazione tra l'estetica, le teorie dell'arte, la storia dell'arte, si occupa di empatia e si occupa di memoria collettiva, che sembrano paroloni e sembrano cose, a parte l'estetica, apparentemente lontani, ma in realtà non lo sono perché l'empatia per prima è addirittura lo studio neuroscientifico dell'empatia è partito da una casualità e da un gesto. E questo poi magari ce lo racconterà Vittorio Gallese, che sarà l'ospite venerdì, il neurofisiologo di Parma. Andrea, io volevo chiederti, prima di tutto, così cioè non mi sono preparata a delle domande vere, facciamo una specie di dialogo se sei d'accordo, ma questa idea di mettere insieme campi diversi del sapere, l'interdisciplinarietà, che non a caso tutta la storia di questa mostra parte da un testo che a Marta è capitato tra le mani per caso trovando una citazione in internet, mi raccontava prima. È un testo che si chiama Antropologia del gesto, scritto da Marcel Jousse, che è un antropologo francese che è nato nel 1886 e morto nel 61, che è una persona molto stramba, che ha studiato di tutto, è nato in un paesino, è nato tra i canti popolari, le ninna nanne, e poi ha studiato il latino, il greco, l'aramaico, ha studiato la matematica, l'astronomia. Nel 1912 è entrato a far parte della Compagnia di Gesù, si è ritirato per avere più tempo per pensare. E questo signore è stato un grandissimo, è quello che ha inventato l'antropologia del gesto come scienza, che ne ha fatto una scienza. E questo signore sosteneva che, insomma, che l'uomo è, forse vi leggo le sue parole, l'uomo è talmente complesso che non è possibile studiarlo a pezzettini, che non ha senso studiarlo dal punto di vista filosofico, scientifico, antropologico, psicologico, senza poter integrare queste cose. Quindi questo è anche uno dei motivi per cui persone diverse sono state chiamate a prendere parte in questa sorta di discussione. Jousse scrive una cosa, ve la leggo e poi ti chiedo un tuo commento. Dice: porto dentro di me un grosso lavoro sull'antropologia dell'espressione umana, dal concretismo fino all'algebrismo. Non vi preoccupate di queste parole.
Allora, come sei arrivato a non pensare più se non in termini di X, Y e Z? Allora sono sceso di meccanismo in meccanismo e sono arrivato al linguaggio dei gesti, che è all'origine dell'espressione umana. Cioè, Jus arriva alla gestualità come una sorta di universalità del linguaggio. La cosa prima dicevamo, no? Se un inglese qui fuori mi chiede dov'è il Duomo e io gli dico tutto dritto, lui non mi capisce, ma se gli faccio così, lui capisce dove deve andare. Quindi il gesto da una parte è comprensibile in maniera cross-linguistica e cross-culturale, ma dall'altra, se voi conoscete le persone che hanno messo le mani in questi video, non riconoscete la persona dalla mano, ma la riconoscete dalle posizioni. Io conosco quasi tutte le persone che sono riprese qua e non riconosco proprio la fisionomia della mano, ma riconosco il modo di muoverla. Quindi da una parte il gesto è la cosa più universale che ci sia nella comunicazione, dall'altra il gesto invece è la cosa che è parte della tua identità, fa parte del tuo carattere, è l'espressione della tua, quello che si può chiamare della tua interiorità, della tua anima, del tuo essere. Ludovica, tu hai, credo, messo sul tappeto così molto rapidamente, ma anche molto efficacemente, un mucchio di questioni cruciali per il problema del gesto. Innanzitutto hai parlato, e questa è un'esigenza che si avverte subito quando si ha a che fare con Marta Dell'Angelo, con le sue opere, con la sua pratica artistica, del problema della interdisciplinarietà o della transdisciplinarietà. È un termine, lo sappiamo, molto abusato, molto inflazionato, tutti vogliono essere interdisciplinari. Però è anche vero che, lo proviamo sulla nostra pelle, i nostri saperi sono estremamente specialistici, sono estremamente parcellizzati. Ormai non si va più dall'ortopedico, ma si va dallo specialista della cartilagine del ginocchio piuttosto che dei legamenti crociati, eccetera. E scontiamo un processo da un lato necessario e dall'altro disumanizzante, molto antico, che si è avviato, credo, anche se non sono uno specialista di storia delle scienze, della medicina, almeno fin dai tempi di Aristotele. Aristotele aveva già degli allievi che si occupavano chi di botanica, chi di zoologia, e pian piano si è venuta a costruire quell'articolazione dei saperi che, se da un lato è necessaria, perché chiunque di noi lo sa, diventiamo specialisti non certo in estetica, che pure io insegno, o in storia dell'arte, ma in aree microscopiche dell'estetica tedesca dei primi anni del Novecento in una certa parte. Così come l'ortopedico diventa specialista di certi legamenti o di certe cartilagini, e l'ottico un oculista di certe parti dell'occhio. Dall'altro però poi ci lamentiamo perché in ospedale diventiamo un numero e nessun medico è capace di cogliere quello che noi siamo nella nostra interezza, quello che si dice un approccio olistico, un approccio all'intero. E credo che tra le tante possibilità che abbiamo di avvicinarci ad un approccio olistico, un modo di pensare, di ragionare, di praticare l'arte come quello di Marta ci porti a riflettere sull'esigenza di mettere insieme la letteratura, le scienze, un campo dell'immaginario che non è solo quello della storia dell'arte, ma molto più complessivamente quello della storia delle immagini. E anche per Marta centrale quello della storia del corpo, della corporeità e quindi evidentemente anche della gestualità. Tu hai citato Jus, questo problema dell'universale da un lato, per cui ci si intende a gesti con un cinese, con un eschimese, come ci si potrebbe intendere a gesti, ma anche insieme a parole, con persone con cui condividiamo anche il linguaggio verbale. E questo senz'altro fa del cosiddetto linguaggio gestuale un mondo molto affascinante, anche uno strumentario molto efficace. Prima, chiacchierando, prima di cominciare questa conversazione, tu dicevi: sono per la strada, qualcuno di cui non conosco la lingua mi domanda un'informazione, io devo dirgli tutto dritto, e cosa faccio? Faccio così. E gli trasmetto quella che Jus chiamerebbe una mimesi, un'imitazione del percorso che lui deve fare.
Mentre se gli faccio così o così, altrettanto faccio nel mio corpo qualche cosa di analogo al movimento che il suo corpo deve prendere in un certo spazio per poter andare a destra, a sinistra, piuttosto che dritto. Quindi è come se, dice Jus, io col mio gesto ripetessi un gesto che mi viene suggerito dallo stesso ambiente circostante. E questa idea penso che sia affascinante, perché Jus ci suggerisce che i gesti non sono appannaggio solo ed esclusivamente dell'uomo, dell'essere umano. Sto distruggendo con i miei gesti il microfono. Ma sono piuttosto un'interazione tra l'essere umano e il suo ambiente. Anche l'ambiente è pieno di gesti, non solo perché è pieno anche di esseri viventi che non sono l'uomo, come gli animali o le piante. Quando noi diciamo che c'è un salice piangente, è come se, e qui torno in campo anche l'empatia che tu citavi, cogliessimo il salice come esprimente in una certa gestualità delle sue fronde qualche cosa che per gli umani chiameremmo pianto, chiameremmo disperazione, tristezza. Ma anche una strada ci suggerisce una gestualità. Anche un tracciato in montagna ha uno zigzag nervoso, tornanti molto stretti, o altrimenti è un tranquillo saliscendi per le colline senesi ed è qualcosa di completamente diverso dal punto di vista del carattere proprio. Quindi è non solo il gesto è espressione, tu hai detto, dell'umano e della sua interiorità, ma è espressione anche di un carattere delle cose, di un carattere dello spazio. È il gesto un linguaggio? Perché si parla sempre di questo famoso linguaggio non verbale, il linguaggio del corpo. Sappiamo senz'altro che è una modalità di espressione non accessoria. Anzi, talvolta è un'espressione dalla quale noi ricaviamo più verità che non dalle parole. Interessantissima questa conferenza di Andrea Pinotti. Intanto poi tutti sbadigliano e si appoggiano così e io dalle loro facce ricavo dal pubblico che si annoia una verità su quello che sto dicendo molto più profonda, molto più vera, molto più intuitiva di quello che magari cercano di dirmi assicurandomi che sto dicendo delle cose molto interessanti e molto suggestive. Mi viene però da sospettare che forse il mondo del gesto solo in maniera approssimativa possa essere definito un linguaggio. E noi scontiamo un po' questa mania di parlare di ogni espressione e di ogni sfera espressiva come se fosse un linguaggio. Ora c'è il linguaggio del pittore, il linguaggio del fotografo, il linguaggio del regista, il linguaggio del compositore. E il problema è che tutte queste modalità espressive non hanno un soggetto, un verbo, un complemento, una sintassi, una grammatica, così come l'abbiamo quando impieghiamo un linguaggio fatto di parole. Dire che Van Gogh ha un linguaggio espressivo di un certo tipo, secondo me, è una forzatura. La possiamo tranquillamente usare, infatti anch'io uso in continuazione il linguaggio di Van Gogh piuttosto che il linguaggio di Bertolucci o di Hitchcock, però bisognerebbe almeno sapere che le parole funzionano in un certo modo e le immagini funzionano in un altro. C'è senz'altro interazione, ma una grammatica, una sintassi di quello che sto facendo io adesso. Tra l'altro lo sto facendo in una maniera, ci pensavo mentre Marta preparava la sua videocamera, e io mi apprestavo a diventare un'opera d'arte, perché poi questo siamo alla fine della nostra vita, un'opera d'arte. E riflettevo sugli aspetti intenzionali e non intenzionali del gesto e sulla sua dimensione spontanea. Io adesso so che lei mi sta registrando, so che mi vedrò in questa registrazione, so che mi sentirò molto imbarazzato nel vedermi, così come tutti noi si sentono imbarazzati quando sentono la loro voce registrata o quando si vedono magari camminare. Perché effettivamente noi ci vediamo in continuazione camminare, basta che o ci osserviamo le gambe o ci sentiamo in continuazione parlare, perché la nostra voce in fondo esce nello spazio circostante e la sentiamo con le nostre orecchie, così come tu adesso stai sentendo la mia voce, anch'io me la sento.
Sappiamo però benissimo, che è un'esperienza che abbiamo fatto tutti, che nel momento in cui l'accogliamo nella registrazione, ma non sarà mica questa la mia voce, no? Cioè, questo effetto di estraneità e di profonda distanza rispetto a quello che sentiamo, non ci riconosciamo, perché effettivamente la nostra voce noi non la sentiamo mai come semplicemente venire da fuori e arrivare alle nostre orecchie, la sentiamo anche insieme risuonare all'interno di noi, della nostra cassa toracica, e così noi non ci vediamo mai camminare come ci si vede camminare da fuori. Per cui è quello un po' che Walter Benjamin chiamava la possibilità di portare a coscienza un inconscio ottico quando mi vedo camminare nella registrazione e non so che io cammino così, così come non so abitualmente che ho una nuca fatta in un certo modo, lo scopro solo quando mi vedo nel gioco di specchi mentre mi provo un abito in un negozio di abbigliamento. Così non sento abitualmente la mia voce come me la ridà la registrazione, come me la restituisce il nastro o l'MP3. In quel caso io prendo coscienza di quello che è il mio inconscio acustico. Il dispositivo, la macchina, mi permette di avvicinarmi a come gli altri mi sentono, a come gli altri mi vedono. E mi capiterà così anche a me quando mi vedrò gesticolare. So che sto gesticolando sapendo che Marta mi sta registrando e quindi la mia spontaneità credo che sia ridotta, cerco di non fare dei gestacci, almeno di manifestare un'autonoia per quello che sto dicendo. E sai che pensavo, no? Sì. Se posso, certo. Mi hai fatto venire in mente un esperimento, in realtà un gruppo di pazienti afasici su questa storia del linguaggio. Il gesto è un linguaggio. Sono sempre io. Se vuoi gli passo questo microfono. Se preferisci ti passo questo microfono. Proviamo ad andare avanti un po' così, poi quando l'ho rotto passerò. Tu dillo. Su questa cosa il linguaggio è il gesto è o no un linguaggio? Perché parliamo, abusiamo un po' di questa parola linguaggi. E ci sono degli afasici, l'afasia è un problema del linguaggio, ci sono dei pazienti che per esempio hanno un ictus nella parte sinistra del cervello corrispondente a un certo punto dove c'è delle aree che servono per la produzione fonologica e sono dei pazienti che non riescono più a pronunciare il nome delle cose, ci sono diversi tipi di afasia, ma ci sono dei pazienti afasici ai quali per esempio tu chiedi tira fuori la lingua. E il paziente non riesce a farlo. Però se ha una gocciolina d'acqua o una briciolina, la fa così. Incontra qualcuno per strada, fa ciao con la mano, se tu chiedi al paziente fai ciao con la mano, lui non riesce a farlo. Quindi intanto il legame tra il gesto e il linguaggio, che questo si sa che è presente, tutte le aree motorie, le aree linguistiche, la somatosensoriale, sono tutte lì appiccicate non a caso, ma il punto è che l'afasia del linguaggio ti provoca una sorta di afasia della gestualità, quindi comunque tra i due un fortissimo legame esiste. Noi sappiamo per esempio che il linguaggio delle scimmie, il modo di interagire della scimmia è lateralizzato sulla sinistra come il linguaggio umano. E un'altra cosa mi hai fatto pensare, questa sorta di interiorità-esteriorità, cioè di questo modo mi riconosco o non mi riconosco, perché alla fine cioè lo schizofrenico non dice di avere delle allucinazioni uditive perché ha il feedback, per cui noi riconosciamo la nostra voce come nostra, nello schizofrenico questo feedback non esiste, è interrotto, quindi lo schizofrenico sente le voci altrui, sente la propria voce e pensa che sia la voce di qualcun altro. Questo, il corpo fa un po' da confine tra questa interiorità e l'esteriorità, ma è messo profondamente in crisi questo confine tra il dentro e il fuori in un'enorme quantità di occasioni. Pensa per esempio all'arto fantasma. L'arto fantasma è una persona a cui viene amputato per esempio un braccio, perché può succedere con l'occhio, può succedere con un dente. Viene amputato un braccio, questo paziente continua a sentire il dolore in quel braccio. Allora, la sua corporeità manca, ma la sua interiorità c'è, perché lui il dolore lì lo sente, lo percepisce. Quindi esistono dei paradossi pazzeschi anche
nella sì. dinamica di queste cose. Ma sul primo tema, quello che dicevi tu degli afasici, mi sembra molto affascinante questo, cioè che se io ti prescrivo anche le cose fanno gesti, questo è un gesto della, della cassa. Ha detto che è stufo. Sì, dicevo, se tu prescrivi ad un afasico fai questo e fai quello, concettualizzi e quindi rendi più astratto, più distante, più intellettualizzato qualche cosa che lui nella spontaneità o lei nella spontaneità compie come un programma immediato. Perché tu, nella prescrizione tu spezzi quell'unità di senso che lega il gesto, in quel caso la lingua e la sua punta, alla gocciolina d'acqua che deve raccogliere. E lì c'è un tutto, c'è un'unità di senso, che poi tu nella descrizione concettuale adesso tira fuori la lingua, alzala verso l'alto, e tutta una serie di prescrizioni che segmentano quello che è invece il compimento di un gesto che trova nella sua unità il proprio senso. La lingua esce, raccoglie la goccia e torna dentro. E a quel punto lì c'è, come diceva anche quel grande antropologo che è Leroy Gourin, quell'unità di programma tra il gesto e le cose. È anche affascinante vedere, ma tu ne sai più di me, come gli esperimenti di mapping, di brain imaging, ci dicono che quando io uso un certo strumento, un certo utensile, e il mio cervello lo mappa come se fosse il prolungamento del mio dito, del mio braccio, il bastone diventa un mio braccio più lungo. E questo è incredibile, perché noi diamo molta importanza giustamente all'attrezzatura, allo strumentario, all'insieme degli oggetti che utilizziamo per trasformare altri oggetti. La grande questione della tecnica, in fondo, su cui la filosofia si è sempre interrogata. E lì ci rendiamo conto che l'essere umano è un essere costitutivamente protesico, usa protesi che non sono solo gli occhiali o il pacemaker o la gamba di legno, ma è evidentemente tutto quell'insieme di oggetti con i quali trasformiamo il mondo e noi stessi, che diventano dei prolungamenti della nostra stessa gestualità. Una gestualità, tu dicevi, che è espressione, e qui c'è il grande problema metafisico del rapporto tra il dentro e il fuori, tra l'interiorità e l'esteriorità. E qui io credo che il gesto sia il terreno su cui noi possiamo sperimentare l'insostenibilità delle grandi coppie oppositive che hanno caratterizzato, non mi piace usare questo termine perché è un po' troppo generalizzante, ma quello che si chiama la storia della metafisica, della storia del pensiero occidentale. Una storia in cui l'opposizione tra dentro e fuori, anime e corpo, interiorità ed esteriorità, spirito e materia, è stata, lo sappiamo, dal suo fondatore Platone, o almeno da quello che è diventato poi una certa vulgata del platonismo, centrale. Il vero, l'autentico sarebbe tutto dentro, in un'interiorità che però, lo sappiamo, nessuno di noi ha mai visto, perché non è che se noi sezioniamo un cervello ci troviamo l'anima, e il fuori sarebbe una sua espressione, manifestazione o esternazione, appunto, però in qualche modo non così determinante, o perlomeno solo un epifenomeno, qualche cosa di derivato rispetto al dentro. E il dentro è qualche cosa che, ciò che veramente conta. Il fuori poi si manifesta così come può, talvolta anche nel modo in cui noi glielo permettiamo, visto che ci copriamo, ed è un modo per manifestarci, ma anche per dissimulare poi quello che siamo. Se io avessi dei guanti qui invece che le mani nude, o se fossi nudo, Dio non voglia, sarebbe una manifestazione espressiva evidentemente diversa rispetto a quella che sto eseguendo adesso. Tutto questo regge alla prova del gesto? Secondo me non regge perché, per un motivo che io chiamerei fisionomico. La fisionomica è stata molto ridicolizzata come disciplina, perché è diventata quel manuale per cui tu vai a vedere, no, che certe espressioni facciali, ah, quello lì sarà senz'altro uno stupratore, quell'altro sarà, no, un certo lombrosismo psichiatrico d'accatto.
Ma la fisionomica ha una tradizione molto nobile in Goethe, ad esempio, nella tradizione morfologica, o ancora prima proprio aristotelica, che ci dice questo, cioè ci dice che se c'è un dentro deve saltare fuori, in qualche modo, e c'è un rapporto di reciprocità, di codeterminazione, di conoscenza tra il dentro e il fuori, che io colgo immediatamente. Nessuno di noi, quando vede un sopracciglio inarcato, prende un manuale di fisionomica o di semiotica corporea, dice dunque, vediamo un po', sopracciglio sinistro inarcato di tot gradi, mi sta guardando con sarcasmo. Se invece fosse inarcato di un po' meno gradi, allora mi sta guardando con condiscendenza, oppure no, è semplicemente lievemente ironico, ma nessuno di noi fa così. Noi cogliamo immediatamente nel corpo altrui, nel suo volto, nelle sue sopracciglia, nel modo in cui si corruga la sua fronte, nel modo in cui si piegano le labbra, immediatamente un dentro, che è quel di volta in volta il sarcasmo, l'ironia, la condiscendenza, l'ammirazione, la noia e tutto quell'insieme di dimensioni sentimentali, patemiche, emotive, che sono il suo dentro, e non abbiamo nient'altro che il suo fuori per poterlo cogliere, perché è appunto quel circolo che sarebbe sbagliato chiamare vizioso, è un circolo virtuoso. Non ho il dentro tuo se non guardandoti, e quel che vedo non ce l'ho come significativo se non lo riconduco al tuo dentro. Ho il dentro grazie al fuori, il fuori grazie al dentro. È questo tipo di cerchio, di circolo virtuoso che ci insegna la fisionomica. E secondo me è il modo migliore per confutare tanto lo spiritualismo quanto il materialismo, perché in effetti è piuttosto nel... Non si tratta di decidere tra dentro e fuori spirito e materia, anima e corpo, ma si tratta piuttosto di pensarli nella coespressione, nella loro circolarità, nel loro rimando continuo e reciproco. Certo, poi tu parli di riconoscimento, e questo è un problema fondamentale. Io riconosco che questa è la tipica gestualità di Ludovica. Poi però, naturalmente, il lunedì tu ce l'hai in un modo, il martedì ce l'hai in un altro. E in un certo periodo della tua vita tu ce l'hai in un modo, e in un altro periodo ce l'hai in un altro. E allora qui c'è un altro rapporto che torna... che viene alla nostra attenzione ed è fondamentale nel gesto. Che il gesto è insieme indice di una fisionomica, nel senso che ci restituisce di una persona quello che è il suo, come dire, carattere di fondo. E ci restituisce però anche di giorno in giorno il modo in cui quella persona sta in quel giorno, sì, in quel momento, in quell'ora. E lì si potrebbe dire che se la fisionomica è il carattere di fondo, il basso continuo della tua disposizione interiore che viene fuori, si fa gesto, c'è poi anche un livello patognomico che è quello del momento, che è quello che se adesso tu sei irritata piuttosto che stanca, piuttosto che eccitata, allora in quel momento lì il ritmo del tuo gesto, pur mantenendo la riconoscibilità in quanto gesto tuo, di Ludovica, diventa poi il gesto di Ludovica prese però in un certo momento. Ed è qui il grande tema che intreccia poi anche la questione della storia delle arti, credo, che è il tema dello stile. Se ci pensiamo, noi potremmo ben dire che ciascuno di noi ha un proprio stile del gesticolare, che può variare di giorno in giorno e al tempo stesso mantenere quella chiave tipica, che è tipicamente nostra. Quel grande teorico dei gesti, che era Claudio Baglioni, l'aveva capito bene quando diceva quella camminata strana in mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. E lì che cosa è che salta fuori? Salta fuori il tema della riconoscibilità, che è al tempo stesso l'individuo che si dà a vedere in una gestualità tipica, che è un certo modo di muovere le mani, che è un certo modo di camminare, che è un certo modo di sedersi e di alzarsi da tavola, che è evidentemente anche un certo modo di parlare. Perché una delle grandi acquisizioni della filosofia, della teoria della corporeità nel Novecento è stato anche questo, che anche il linguaggio è un gesto. Un'idea, ad esempio, che è stata di Merleau-Ponty, per citare un grande filosofo francese del secondo Novecento. Non dobbiamo pensare che il linguaggio, come si diceva prima, sia qualche cosa e il gesto qualche cos'altro. È vero che funzionano in modo differente, ma in fondo anche
il linguaggio, anche il timbro, anche la ritmica, l'articolazione del tempo della mia parola si accompagnano alla mia gestualità. Ma non trovi che ci sia anche una differenza tra il gesto? Perché alcune delle cose di cui parlavi adesso, io vedo sempre le cose da riduzionista dell'ultima fila, scienziato schifoso, però una formazione da filosofo che ogni tanto mi salva e mi fa riemergere da questo mare pragmatico. Che ci sia anche una differenza tra il gesto e l'emozione. Perché alcune delle cose che descrivevi, il sopracciglio così, quindi io sono contento, oppure sono sarcastico, oppure sono triste, sono allegro, cioè l'emozione, quella cosa che ti accennavo prima, che ho raccontato anche a te che annuisci, sai già dove voglio arrivare, che se le emozioni sono trasmesse al nostro corpo attraverso una parte del sistema nervoso periferico che si chiama sistema nervoso autonomo. E forse a questo punto avete capito che io sono una neurobiologa. Le emozioni hanno degli indici che tu puoi misurare, perché questa parte di sistema nervoso, che si chiama sistema nervoso autonomo, collega il sistema nervoso centrale alle ghiandole, quindi mi fa lacrimare, ai vasi sanguigni, quindi io impallidisco, arrossisco, mi batte più forte il cuore. C'è questo esperimento in cui dicono a delle persone esattamente questo, e mentre registrano questi loro indici autonomi. Alza le sopracciglia, spalanca la bocca, e gli fanno attraverso la contrazione dei muscoli, senza dire che cosa vanno a simulare, gli fanno simulare delle emozioni. Il soggetto a cui io dico di fare queste cose non sa che gli sto facendo simulare la paura, si ritrova così, però i suoi indici autonomi in quel momento rispondono come se lui stesse provando paura davvero. Allora mi chiedo, nel gesto ci può essere qualche cosa del genere? Cioè quella visceralità del togliersi la briciola e del fare ciao e la visceralità dell'emozione forse sono legati da qualcosa, ma poi c'è il gesto intenzionale. Il gesto che si può dire intenzionale, si può dire conscio, si può dire volontario, poi anche lì sono tutte parole che indicano cose lievemente diverse, però forse esiste una differenza anche tra questi tipi di espressione facciale, espressione corporea delle cose che abbiamo dentro. Cioè c'è un gesto che mi serve per comunicare, ma c'è un gesto che mi serve per dire a quell'altro scappa che ti arrivano dal dietro. E però c'è anche qualche cosa che mi fa reagire in tutto il corpo senza nemmeno che io sappia che sto facendo finta di aver paura. Io penso che tu abbia senz'altro ragione. Forse non parlerei tanto di... Che devo fare? Giù? Su? Più vicino alla bocca. Io forse non parlerei però di gesti che esprimono un'emozione, gesti che invece veicolano una competenza, un sapere. Tu adesso ad esempio hai parlato, no? Hai fatto così per dire che nella testa, nel cervello ci sono elementi neurali che... Questo naturalmente è segno, tu lo hai, immagino, fatto più o meno consapevolmente per richiamare l'attenzione di chi ti stava ascoltando sul fatto che i neuroni noi li abbiamo nella testa, quindi comunque hai rafforzato il tuo discorso sui neuroni e sul cervello con un indice che indicava la scatola cranica che il cervello, come sappiamo, contiene. Per cui credo che ci siano senz'altro classi di gesti più intenzionali, classi di gesti meno intenzionali, classi di gesti più legate alla conoscenza cognitive, più legate invece all'espressione di emozioni. Ma credo che si tratti non di gesti che vanno ascritti esclusivamente alla categoria gesti emotivi, gesti cognitivi, quanto di accenti si debba parlare. Perché noi non è che abbiamo emozioni solo nel momento in cui decidiamo che è arrivato il momento di smettere di pensare con la nostra testa logica e di lasciare libero spazio al famoso emisfero destro dell'emotività, dell'immaginazione, della creatività. Magari in un momento in cui dopo cena ci prendiamo un bicchierino, ci rilassiamo e adesso facciamo un po' di emozione, no? È sabato, come cantava Gaber, e facciamo un po' di emozione. La coloritura emotiva, la tonalità sentimentale è un orizzonte sempre intrecciato anche al nostro
produrre sapere anche alle nostre pratiche cognitive. Tu prima hai fatto così, avresti potuto fare così e manifestare, oltre ad attirare l'attenzione sulla nostra scatola cranica, manifestare anche un nervosismo nei confronti del tuo pubblico, magari per il setting, se fossi stata più tesa di quello che in realtà sei, e tutto questo avrebbe detto a loro: beh, guardate che i neuroni sono qui, ma Ludovica è abbastanza agitata adesso. E insieme avresti trasmesso un'implicazione di carattere cognitivo del tuo gesto e anche però un'espressione di tensione, di emotività. Per cui quello che dobbiamo cercare di fare, anche qui, cercando di, non è facile, di rimettere in discussione un modo al quale ci ha abituato la nostra stessa tradizione, che c'è l'emozione, poi c'è la cognizione, no? Ci sono tutti questi scomparti in cui noi di volta in volta, come se con uno switch passassimo da un atteggiamento all'altro, è evidente che c'è una stratificazione di tutte queste operazioni, per cui di volta in volta noi accentuiamo il nostro atteggiamento cognitivo, ma non possiamo mai mettere completamente a tacere il nostro atteggiamento patemico, o piuttosto che sentimentale, piuttosto che immaginativo. L'immaginazione è qualcosa che si intreccia in continuazione anche alla percezione. Noi adesso stiamo percependo un suono, sono le mie parole che io emetto, e anche avendo delle percezioni visive e sinestesiche e quant'altro, ma la nostra immaginazione sta continuamente lavorando insieme alla nostra percezione, e non è che noi ci mettiamo a immaginare quando decidiamo di farlo, perché sospendiamo il momento percettivo o il momento sentimentale, eccetera, eccetera. Sulla questione ancora del riconoscimento, che mi sembra una cosa molto importante, è affascinante il mondo del gesto, perché anche qui ci costringe a ridiscutere non solo quelle coppie che abbiamo già detto, l'universale, umano, antropologico e il culturale, ma anche il rapporto tra l'individuale e il collettivo. Perché se tu fai così e ti intristisci, è vero che quello è un gesto proprio tuo, tipico stile Ludovica Lumer, ma al tempo stesso io ci vedo anche l'angelo della malinconia di Dürer. Cioè ci vedo reincarnato in una variazione che è solo tua, ed esclusivamente tua, inconfondibilmente tua, un gesto che è insieme però anche tipico. Cioè è un tipo, è un'impronta che appartiene all'umanità. Qui possiamo poi discutere se sia un'umanità occidentale, orientale, se ci possono essere, come ci sono, ci saranno senz'altro delle variazioni culturali, ma al contempo anch'io, quando sono malinconico, incarno l'angelo della malinconia di Dürer, che a sua volta... Ma sei tu che incarni quello, è stato Dürer a incarnare le nostre? Certo, no, non è che Dürer sia l'archetipo, no? Dürer ha fissato in un'incisione celeberrima quello che è questo mistero, no? Di come il corpo umano suggerisca certe posture per esprimere certe colorazioni sentimentali dell'anima. E qui Marta, secondo me, in questo è una artista profondamente warburghiana, perché con il suo interesse che ha manifestato in questa mostra sui gesti, più in generale il manuale sulla figura umana, questo interesse per il repertorio delle possibilità del corpo nella manifestazione espressiva, era il grande sogno di Abi Warburg, di mappare le possibilità espressive del corpo. Warburg negli anni 20 del Novecento aveva in mente questo titanico progetto, che è rimasto incompiuto perché lui poi è morto, ma che forse era costitutivamente qualcosa che non si poteva compiere, nel senso di esaurire questo progetto, ed era quello di ricostruire la storia dell'arte come se fosse la storia della documentazione delle manifestazioni espressive. E allora la malinconia, ed ecco che abbiamo Dürer, ma abbiamo anche gli antichi dei fluviali che sono disposti con il corpo reclinato, la testa che poggia sul palmo, che è anche poi la stessa posizione del gentiluomo nel Déjeuner sur l'herbe di Manet. E quindi lui in questi grandi pannelli montava insieme, come in un montaggio abbastanza
disinteressato alla filologica ricostruzione cronologica del prima e del poi, ma piuttosto interessato a far vedere come un antico bassorilievo ellenistico che mostrava la posizione di una persona malinconica si poteva ritrovare dopo secoli citato nel Déjeuner sur l'herbe e magari ancora in un francobollo o in un'immagine della pubblicità, perché Warburg era anche questo, e secondo me Marta è pienamente warburgiana, che già negli anni venti lui, raffinato rinascimentalista fiorentino, non si peritava di metterci anche nei suoi montaggi di immagini dei ritagli di pubblicità tratte dai giornali, dalle riviste femminili, da manuali per la cura del corpo, appunto, come quelli che potete incontrare qui all'ingresso. Per cui questo è affascinante, per tornare a questa convivenza nel gesto di individuale e collettivo. A me piacerebbe chiamarlo qualcosa di individuale e di individuale, perché il gesto è qualcosa che al contempo ci fa essere quel che noi solo siamo, come individui, come singolarità irriducibile. Siamo solo noi che gesticoliamo così, sono solo io che faccio questo gesto. E al tempo stesso però, perché tu mi capisci? Non mi capiresti se il gesto che faccio fosse solo mio. Perché allora vorrebbe dire che ciascuno di noi sarebbe chiuso in una bolla di senso e gireremmo, sì, incontrandoci piuttosto scontrandoci per strada, ma ciascuno di noi sarebbe chiuso in un proprio sistema comunicativo e di significati impermeabile a quello di tutti gli altri. Io ti capisco in quello che fai perché vedo insieme quello che fa di te Ludovica Lummer e anche quello che ti mette in connessione con secoli e millenni di generazioni che per esprimere la malinconia si sono messe così, come forse tu farai questa sera dopo questo incontro. Non ci contare. No, ma non si sente. Non si così sente lui? Meglio? O non si sente? Usiamo solo questo. Puoi liberarti di quell'affare lì. Sì. Qui si pensa subito all'empatia, all'origine stesso del nome, empatia. E adesso dobbiamo mettercelo in mezzo, così quando vuoi dire qualcosa me lo rubi di mano. Ma quindi se vuoi dire due cose sull'empatia e su questo essere uno, ma essere molti, nel senso che nel momento in cui poi parleremo dell'empatia dal punto di vista fisiologico, appunto la base della spiegazione fisiologica dell'empatia è nata da un gesto di afferrare un oggetto fatto casualmente davanti a un macaco a cui registravano l'attività motoria, ma ne parleremo venerdì con Vittorio Gallese di questa cosa. Però l'empatia è non solo la spiegazione fisiologica di un accidente, di aver mosso la mano davanti a un macaco, ma c'è anche un'altra cosa su cui ti stimolo. Ti dico tutto così poi ti passo il microfono e vai. Stavo pensando in questa cosa delle posture, di leggere la storia dell'arte attraverso la storia delle posture. La postura è, si può forse sì categorizzare le posture in un determinato modo, però intanto è molto determinante lo spazio circostante. Tu assumi plasmi, come per tutto credo, come in qualunque interazione che sia verbale, posturale, emotiva, tu comunque sempre interagisci e tieni conto delle persone che hai intorno e dello spazio che hai intorno, perché alla fine è quello che devi fare. Quindi assumi, non sei totalmente libero di muoverti nello spazio, perché ti scontri con gli oggetti e ti scontri con le altre persone. Allora, volevo portare anche la riflessione su questa cosa. Intanto io ho sentito un tuo intervento in cui dicevi che qualcuno ha detto, non mi ricordo chi, sicuro ti viene in mente, che si può anche rileggere la storia dell'arte come una storia della spaziatura. Chiaramente noi viviamo nello spazio, nel tempo, e quindi è abbastanza intuitivo pensare che questo si possa fare. Però pensavo a una cosa: l'arte una volta era determinata anche temporalmente in maniera molto più precisa, ma era spazialmente determinata in una maniera molto più precisa. L'arte era incorniciata o era una scultura tutto tondo, di dimensioni anche giganti, ma scultura era. Adesso noi in questo momento stiamo vivendo all'interno di un'opera d'arte, addirittura siamo non solo noi, ma anche voi, siamo parte di quest'opera di Marta. Siete parte quando fotocopiate, sono parte le persone
che hanno prestato le loro mani più o meno consapevolmente, e Marta ha preso questo spazio, ha come prolungato il suo spazio vitale, il suo essere, il suo modo. Se uno entra qua dentro e conosce Marta, la prima cosa che pensa è: com'è lei qua dentro, è lei, e riconosci lei in qualunque cosa. È più ordinato nel suo atelier, ma secondo me è solo il primo giorno. E poi c'è un curatore. E lei si è impossessata di questo spazio e ci ha creato un contesto in cui muoverci. Questo secondo me è fascinosissimo di questa relazione dentro fuori, che poi io faccio una fatica pazzesca da neuroscienziata a parlare di un dentro e fuori, perché per me tutte queste cose, come dicevi, cognitivo e emotivo, non ha nessun senso, è ovvio staccarle, cioè siamo un sistema integrato, la complessità scientifica è spiegare come è modellizzare questo sistema integrato, ma è ovvio che non si può parlare così fisiologicamente di un dentro e di un fuori, proprio perché quando tagli il cervello dentro l'anima non la trovi. Però mi piacerebbe sentire cosa ne pensi di questa cosa. C'è questa frase che ti citavo prima di Achille Bonitoliva, che non giudico niente del suo lavoro, ma c'è una frase che mi piace da impazzire, che lui ha detto riferito al spostare la fontana di Duchamp da un gabinetto a un museo. E lui dice: ha operato un gesto di cleptomania mentale. E mi sembra che un po' tutta l'arte contemporanea sia un gesto di cleptomania mentale, in senso molto buono, ma di intervenire sullo spazio e di costringere noi a... Proprio noi siamo fisiologicamente, occupiamo con il nostro corpo uno spazio, ma già dall'arto fantasma capiamo che non è l'unico spazio che occupiamo, perché io posso anche immaginarmi che cosa c'è qua dietro se non lo so. E comunque attraverso questa interazione con l'opera d'arte sicuramente viviamo in uno spazio completamente diverso. Io ti leggo. Così trasformiamo anche questa performance in un bondage. Sì, parto dall'empatia, perché tu giustamente ricordavi che la questione della gestualità è immediatamente connessa con la questione dell'empatia, e cioè col fatto che noi non siamo bolle impermeabili, ma bene o male, con qualche aggiustamento, con qualche incomprensione, con qualche malinteso, a sera ci arriviamo. A sera ci arriviamo nel senso che ci arriviamo dopo una giornata in cui abbiamo interagito tra di noi socialmente in due o più, e quindi in qualche modo ci capiamo, e ci capiamo perché, poi lo scoprirete con Vittorio Gallese quando ne parlerà da un punto di vista biologico, ma si può anche dirlo ad un livello macroscopico senza usare le risonanze magnetiche, ci capiamo perché sappiamo metterci grosso modo, chi più chi meno, in certi momenti di più, in altri meno, nei panni degli altri. Questo è in fondo la traduzione in linguaggio corrente dell'essere empatici, dell'avere empatia, mettersi nei panni degli altri. Mettersi in mano negli altri perché anche se io non ho mai provato quello che stai provando tu, perché poi è evidente che ci si dice sempre mettiti nei miei panni, e poi subito si aggiunge: ma tu non puoi capire, no? tu non puoi sapere cosa vuol dire. Sì, in effetti non lo posso sapere, e al contempo lo posso sapere. Cioè, proprio questo è il nostro rapporto con l'altro, no? Che non abbiamo mai esattamente vissuto quello che sta vivendo lui o lei, e al contempo abbiamo vissuto qualche cosa che ci permette a livello immaginativo di avvicinarci, di accostarci. Per fare un esempio radicale, io non ho mai indossato una corona di spine, e quindi non posso sapere che cosa può aver provato Gesù Cristo sulla croce, né mi è mai venuto il tetano perché mi hanno inchiodato con dei chiodi arrugginiti di una croce. Bastava dire una gonna, eh? Ma sono stato punto da una spina, ho avuto la febbre, e immaginativamente la mia immaginazione mi può aiutare, scorrendo lungo il più e il meno dell'intensità, mi può aiutare, non dico a vivere la stessa cosa che deve aver vissuto lui con una corona di spine, ma ad avvicinarmi a quella esperienza, a potermela immaginare, appunto, cioè poter vivere delle vite che non sono le mie immaginativamente, come se in una dimensione di simulazione, in una dimensione di virtualità, è proprio quello che mi permette di accostarmi all'esperienza dell'altro. E
E qui vorrei insistere su questo. Oggi l'empatia è diventata un diktat, no? Bisogna essere empatici a tutti i costi, è come uno dei lunghi elenchi, no? Sei stato abbastanza oggi, sei stato abbastanza empatico oggi. Ma l'empatia non è solo l'empatia positiva. Ci sono degli ottimisti, alla Jeremy Rifkin, che dicono la civiltà dell'empatia, no? Tutti domani saremo empatici, il mondo uscirà dalla crisi perché tutti ci vorremmo bene. C'è questo slogan di Rifkin che dice l'ingordigia è out, l'empatia è in, no? Quindi l'egoismo non è più di moda adesso, tutti altruisti. Ma anche il marchese de Sade è empatico, anche il torturatore è empatico, perché per sapere dove ti faccio più male io devo mettermi nei tuoi panni. Per cui l'empatia non è immediatamente traducibile in un volemose bene, ha un lato anche oscuro, il lato anche della manipolazione dell'altro, il lato semplicemente della produzione di dolore può essere anch'esso legato all'empatia. Quindi bisogna tenere conto di questo, che c'è empatia, ma l'empatia può mostrare due facce. E di più, sarebbe sbagliato pensare che l'empatia abbia a che fare solo con me, che incontro te, e nei tuoi gesti, nel tuo linguaggio, in quel che mi dici, in quel che fai, in come ti muovi, come gesticoli, io colgo e mi metto nei tuoi panni e riesco a capire cosa stai pensando, cosa stai sentendo. C'è un'empatia anche nei confronti delle cose. Ecco che torniamo a quel punto da dove eravamo partiti anche con Just, con l'idea che i gesti non siano solo umani, ma siano gesti ambientali. Se io entro in una stanza, come abbiamo fatto anche qui oggi, ancora prima di sapere chi l'ha arredata, chi ci abita, non sono mai stato in quello spazio, ma immediatamente ad un livello molto istintivo io avverto che si tratta di uno spazio in cui potrei in linea di principio vivere, che mi accoglie, che è amico, che è caldo, oppure di uno spazio ostile, di uno spazio freddo. Esattamente come mi capita con le persone. Posso poi aggiustare il tiro se la conosco meglio, capire la prima impressione. Ma sì, mi sono sbagliato, non è poi così. Ma molto spesso sappiamo che la prima impressione invece è proprio quella che conta. Capiamo subito che sì, potremmo migliorare i nostri rapporti, ma non c'è storia. Con quella persona a pelle, come diciamo, in ogni caso la pelle è ciò che contiene anche come organo il nostro io e anche i nostri gesti, ovviamente. È qualcosa che non funzionerà o che funzionerà. C'è feeling, come si dice, c'è un'atmosfera positiva. Tutto questo accade anche con le cose. Accade anche con gli oggetti inanimati. Tu parlavi di spazialità e io aggiungerei anche stili e ritmi, stili anche in senso artistico, se vogliamo. Stiamo dentro in un cubo rinascimentale, pensiamo a come è fatta la casa del Mantegna, per fare un esempio, e la nostra respirazione, il nostro bioritmo reagisce in un certo modo, in un modo molto diverso, che vuol dire anche sudorazione, che vuol dire anche palpitazione, che vuol dire anche tutti quegli effetti che sono insieme somatici e psichici. Noi purtroppo abbiamo questi trattini per cercare di alludere a questo olismo, questa unità che abbiamo ormai da tempo perduto nella nostra terminologia, per cui diciamo psicosomatico, non mi piace perché c'è questo trattino e io cerco di usarlo il meno possibile, ma è tutto quello che noi abbiamo per cercare di alludere a questo effetto che è insieme di senso, nel senso di sentimento, e di senso nel senso della sensazione, psicofisico appunto. Passiamo dalla casa del Mantegna ad una cattedrale gotica, cosiddetto verticalismo, ci sentiamo risucchiati verso l'alto e lì tutta la nostra bioritmica si modifica. Si modifica perché lo spazio ci suggerisce anch'esso dei gesti. Anche nei confronti delle cose noi abbiamo una dimensione empatica, un rapporto di carattere empatico, al punto che ci esprimiamo tranquillamente come se le cose fossero degli esseri animati. Diciamo, quando vediamo una serie di colonne, una in fila all'altra, diciamo che fanno l'effetto di una fuga. Fuga delle colonne. Ma dove vanno queste colonne? Per carità, dovessero fuggire. Principio stesso della statica dell'edificio su cui si regge tutta la costruzione, verrebbe meno, l'edificio crollerebbe. Svetta la facciata, ma svetta dove? La facciata è di pietra, sta ferma, eppure la avvertiamo come se fosse qualcosa che ha una sua energia, una sua dinamicità, appunto questa aspirazione verso l'alto
del gotico, o ancora quando vediamo un paesaggio, diciamo che è un paesaggio malinconico piuttosto che un paesaggio gaio. E anche qui c'è chi dice, ma certo sono io che sono malinconico, mi accosto al paesaggio e improvvisamente quello mi appare come un paesaggio in cui c'è il salice piangente che mi fa il gesto del piangere. Ma perché sono io che sono malinconico? Mi ritiro. Sì, ma se dipendesse solo da te, che sei malinconico in quel momento, ti pigli un Prozac che dopo 2 minuti il paesaggio ti sembra eccitante, brillante, gioioso. In realtà sappiamo bene che non è così. Ci sono paesaggi che sono costitutivamente loro malinconici, che c'è un carattere delle cose, proprio così come c'è un carattere delle persone. E questa relazione empatica è affascinante, perché è una interazione della nostra disposizione emotiva e della nostra gestualità, in cui questa disposizione si viene ad esprimere, con la disposizione caratteriale delle cose stesse e con i gesti che esse stesse ci suggeriscono. Senti Andrea, visto che sono le 6:35 e avevamo un limite di tempo, io chiederei, visto che l'atmosfera è informale,